Ciao a tutti! Con il tutorial di oggi proseguiamo la serie dei tutorial sui mini amigurumi. Nel precedente tutorial avevamo visto insieme il draghetto. Oggi impareremo insieme a fare una piccola volpe e la caratteristica di questi mini amigurumi è di essere fatti in un unico pezzo. Vedremo anche un punto un po' particolare per lavorare le zampe incorporate nella lavorazione dell'amigurumi. Per questi mini amigurumi il corpo è lo stesso schema per tutti, quindi in generale il tutorial per il corpo è quello del draghetto. Il tutorial del draghetto ve lo lascio linkato nel box informazioni. Per la volpe, che ha un cambio di colore e le zampe di colore diverso, vedremo oggi lo schema solo dall'11° giro in poi. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablè numero 5 in diversi colori, un uncinetto da 2 mm, ago e filo, un ago da lana, una forbice, due perline e un po' di ovatta. Per il corpo della volpe, quindi dal giro 1 al giro 10, seguiamo lo schema del corpo del draghetto. Nell'11° giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 punti e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione in tutto per 4 volte. Lavorate le 4 ripetizioni, lavoriamo 3 punti con l'arancione, 1, 2, 3 e prima di chiudere questo punto prendiamo il bianco per cambiare colore. Prepariamo il filo bianco e chiudiamo il punto con il bianco. Lavoriamo una diminuzione e nel frattempo prendiamo nella lavorazione anche le codine per saldarle o comunque per portarle con noi nella lavorazione. Lavoriamo 3 punti. Due. E questo punto lo chiudiamo con l'arancione e proseguiamo a lavorare con l'arancione. Le codine del bianco non le lavoriamo più nella lavorazione, chiudiamo il giro con una diminuzione. Così. Nel 12° giro lavoreremo le zampe e nel primo punto lavoriamo la prima zampa e per la volpe lavoriamo le zampette nere. Quindi prepariamo un filo nero, lasciamo una codina un po' lunga dietro e cominciamo a lavorare la zampa. Per la zampa lavoriamo così, entriamo nel primo punto, portiamo fuori il filo come per fare un punto basso e invece con questo filo lavoriamo 2 catenelle. Una, due. Ed ora sulla prima delle 2 catenelle lavoriamo 2 mezzi punti alti non chiusi, quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, filo sull'uncinetto ancora, entro nel punto, porto fuori il filo e adesso chiudo tutto insieme la parte nera e resto con l'asola originale sull'uncinetto. Lasciamo da una parte il filo nero e riprendiamo il filo arancione. Rientriamo nello stesso punto in cui abbiamo appena lavorato la zampa. Porto fuori il filo, restiamo con 3 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto assieme. E tiriamo bene il punto. E questa è la zampetta. Se non vedete bene con il colore nero, andate anche per questo a vedere il tutorial del draghetto dove si vede bene come fare le zampe. I fili neri li lasciamo dietro, non li portiamo con noi nella lavorazione e proseguiamo. Lavoriamo un punto basso, una diminuzione, un punto basso. E nel prossimo punto lavoriamo un'altra zampetta, quindi lasciamo da una parte il filo arancione, riprendiamo il filo nero
e senza tirare troppo, altrimenti si arriccia il lavoro, lavoriamo la zampetta. Quindi come prima porto fuori il filo, faccio 2 catenelle, così, 2 mezzi punti alti non chiusi nella prima delle 2 catenelle, 1, 2, chiudo i 2 punti, così, e riprendo il filo arancione. Lavoriamo un punto basso nello stesso punto e chiudiamo tutto assieme. Lavoriamo una diminuzione, 2 punti, una diminuzione, 1 zampa, quindi riprendiamo il nero, lavoriamo un punto, una diminuzione e un altro punto che però chiudiamo con il bianco, quindi lasciamo l'arancione da una parte e riprendiamo il bianco, quindi chiudiamo il punto con il bianco. Nel prendere il bianco lasciate che il filo abbia il suo spazio in maniera che non tiri. Lavoriamo una zampa con il nero, lavoriamo una diminuzione, 2 punti e terminiamo il giro con una diminuzione. Questo è il risultato, le 4 zampette e la pancia bianca. Con il filo nero abbiamo terminato, quindi vi consiglio di tagliare il filo un po' lungo e in questo caso, visto che non abbiamo preso le codine nella lavorazione perché sennò un po' si vede il nero che gira intorno, tra questi 2 fili di inizio e fine del nero facciamo un nodo senza stringere troppo, altrimenti poi tira. E questi fili neri li lasciamo all'interno del corpo. Nel prossimo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto, una diminuzione. Il primo punto lo lavoriamo ancora con il bianco, quindi portiamo fuori il filo con il bianco e riprendiamo l'arancione. E chiudiamo il punto. Lavoriamo una diminuzione, 1 e ripetiamo un punto, una diminuzione, 1 per altre 2 volte con l'arancione. E quest'ultima diminuzione la chiudiamo con il filo bianco. E terminiamo il giro con le ultime 2 ripetizioni di un punto, una diminuzione con il bianco. In questo modo. Ed ora riempiamo con l'ovatta. Nell'ultimo giro la ripetizione che ripeteremo è un punto e una diminuzione e lavoreremo sempre con il bianco e adesso sì possiamo nascondere il filo arancione all'interno della lavorazione per saldarlo. Un punto, una diminuzione per tutto il giro. Terminato il giro tagliamo il filo un po' lungo e chiudiamo. E ovviamente possiamo tagliare anche il filo arancione. Infiliamo il filo in un ago e passiamo attraverso la mezza catenella esterna di tutti i punti che ci rimangono. Tiriamo il filo e chiudiamo. Passiamo attraverso qualche altro punto per saldare meglio. Facciamo un nodino
e nascondiamo il filo attraverso la lavorazione. Questo filo non lo tagliamo, lo utilizzeremo in seguito. E il corpo della volpe è pronto. Per la coda della volpe cominciamo con il colore bianco e lavoriamo un cerchio magico. E nel primo giro lavoriamo 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Nel secondo giro lavoriamo un aumento, 2 punti nello stesso punto e 4 punti bassi. 1. Nel terzo giro cominciamo a lavorare con l'arancione e quindi l'ultimo punto del secondo giro lo terminiamo col filo arancione. Quindi resto col punto aperto così e prendo l'arancione. E chiudiamo l'ultimo punto con l'arancione. Nel terzo giro lavoriamo 3 punti e nel frattempo perdiamo le codine sia del bianco che dell'arancione. 1. Lavoriamo un aumento doppio, quindi vuol dire che in un punto lavoriamo 3 punti. 1, 2, 3. E terminiamo il giro con 2 punti bassi. 1, 2. Con il bianco abbiamo terminato, quindi possiamo tagliare il filo. Il terzo giro termina con 8 punti. Nel quarto e nel quinto giro lavoriamo questi 8 punti punto su punto. Nel sesto giro lavoriamo 3 punti. 1, 2, 3. Una diminuzione e 3 punti. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti. 1 diminuzione e terminiamo il giro con 2 punti bassi. 1, 2. E nell'ottavo giro lavoriamo i 6 punti che ci rimangono punto su punto. Terminato il giro, tagliamo il filo un po' lungo ed estraiamo l'uncinetto. Con il cotone sottile non è necessario, ma se utilizzate un cotone grosso come questo per fare un giocattolo, se volete potete riempire la coda con un po' di ovatta. E chiudiamo come prima il foro passando nelle mezze catenelle esterne. E la codina è pronta. Per il muso in un cerchio magico con il nero lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e chiudiamo questo secondo punto con il filo bianco, così. E nel cerchio magico lavoriamo un mezzo punto alto, 2 punti bassi, 1/2 punto alto. Tiriamo il filo nero per chiudere il cerchio e chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto basso lavorato con il nero. In questo modo abbiamo creato il musetto con il naso nero. Ed ora tagliamo i fili. Il filo bianco un po' lungo per cucire e il filo nero un po' lungo perché con questo filo creeremo la bocca. Per le orecchie invece cominciamo con un anello magico con il bianco e lavoriamo 2 punti bassi. 1, 2.
Ora chiudiamo leggermente il cerchio, ma non del tutto, e prendiamo il filo nero. Cambiamo colore, quindi facciamo una catenella con il nero e tiriamo il filo bianco per farlo sparire, così. Lavoriamo una catenella e, girando il lavoro, lavoriamo un punto basso nel punto basso che abbiamo appena lavorato. Così. Ed ora ricominciamo a lavorare dentro al cerchio. Nel cerchio lavoriamo due punti bassi e nel frattempo nascondiamo le codine. Una catenella, un punto basso e lavoriamo un altro punto basso di lato sul primo punto basso bianco che abbiamo lavorato. Qui, cioè nel punto basso. Come se stessimo lavorando di lato. Ora, tirando il filo bianco del cerchio, chiudiamo bene il cerchio, lavoriamo una catenella di sicurezza con il nero e tagliamo il filo un po' lungo. Tagliamo anche il filo bianco e come questa orecchietta ne facciamo un'altra esattamente identica. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi, non ci resta che dare forma alla nostra volpe. Questa è la volpe vista da sotto, quindi la parte davanti è quella in cui si vede la parte bianca. Posizioniamo le orecchie sul corpo nella posizione desiderata e cuciamo con qualche punto. E quando siamo soddisfatti, portiamo il filo fuori da un punto e cuciamo l'altra orecchia. E una volta cucite tutte e due le orecchie, facciamo uscire tutti e due i fili dallo stesso foro e tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. Tagliamo uno di due fili quasi raso e nascondiamo l'altro all'interno della lavorazione. E tagliamo. In questo modo salderemo e nasconderemo tutti i fili dei nostri amigurumi. Mettiamo la coda nella posizione desiderata e proprio con un punto la attacchiamo e attacchiamo un po' anche verso metà per fare in modo che la coda resti nella posizione che ci piace di più. Quindi, per esempio, esco qui. Prendo un punto della coda rientro ed esco dove abbiamo lasciato il filo del corpo in questo modo abbiamo agganciato la coda e messa in posizione come ci piace di più come abbiamo detto leghiamo questi due fili e li perdiamo. Con qualche punto cuciamo il naso nascondiamo questi due fili all'interno della lavorazione e con il filo nero che avevamo avanzato e avevamo lasciato un po' lungo facciamo uscire dal centro e semplicemente facciamo un punto in verticale qui sotto. Portiamo fuori il filo dallo stesso foro in cui siamo usciti con quello bianco, annodiamo e perdiamo. Così. E questo è il risultato una volta applicati gli occhi. In questo amigurumi che abbiamo lavorato con il filato grosso e l'uncinetto da 4 mm, invece di mettere le perline per fare gli occhi, ho utilizzato il cablè numero 5 e l'uncinetto da 2 mm e in un cerchio magico ho lavorato 6 punti bassi. Ho cucito e ho fatto il luccichio degli occhi con un po' di filo bianco. Mentre per questo piccolo, che è stato lavorato tutto con il cablè numero 5 e l'uncinetto da 2 mm, per fare gli occhi ho messo le perline. Con questo piccolo possiamo fare un portachiavi e con questo un po' più grande, visto che non abbiamo messo le perline come occhi, possiamo anche utilizzarlo come giocattolino per un bambino molto piccolo. Voi quale preferite, quello piccolo o quello grande?
Se volete farne un portachiavi sarà sufficiente avere un anello portachiavi e un pezzettino di catena. Nel tutorial del draghetto vi mostro proprio come agganciare il portachiavi, ma insomma è molto semplice. Nel prossimo tutorial vedremo anche come fare il gattino. Io come al solito vi ringrazio un sacco di avermi seguito anche in questo tutorial, spero che vi sia piaciuto, che vi possa essere utile. Se vi è piaciuto mettete un bel like, condividete e iscrivetevi al canale. Io come al solito vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!